Netta, primo obiettivo in questo torneo di Viareggio raggiunto perché siete qualificati agli ottavi di finale. Sì, l'obiettivo era quello. Io penso che nelle tre partite, tranne il primo tempo con il Perugia, i ragazzi hanno fatto sempre delle buone prestazioni. Abbiamo passato il turno e aspettiamo come va a finire Krasnodar-Perugia per capire se lo faremo da primi o da secondi. E ora stasera andranno via diversi calciatori e quindi è un torneo che continuiamo a fare e che con tutti gli altri ragazzi ci sarà la possibilità anche per chi ha giocato meno di farmi capire su quanto posso contare su di loro. Ecco, oggi appunto andranno via alcuni calciatori, alcuni ne sono già andati via. Vlahovic per esempio oggi non c'era, è andato in nazionale, giusto? Sì, Vlahovic e Beloco abbiamo deciso di lasciarli andare via prima e ora oggi andranno via i 3 2001 che vanno con l'Under 18, vanno via Anzula, Sanuliak e Meli, insomma sappiamo che deve affrontare questo piccolo intervento, quindi siamo, come dire, un po' rimaneggiati, però Ghidotti, scusate, a disposizione dell'Under 19, quindi siamo un po' rimaneggiati, ma va bene così, nel senso che vuol dire che se abbiamo così tanti nazionali si sta facendo un buon lavoro e sono giocatori importanti e ci sarà la possibilità quindi per tutti di dimostrarli. Le posso chiedere cosa significa per un allenatore avere addirittura 7 sostituzioni a disposizione nel corso di una partita, perché si può davvero rivoluzionare completamente la squadra? Che bisogna essere molto lucidi perché si rischia a volte di fare dei pastrocchi, quindi per fortuna diciamo che la partita si è prestata a certi turnover che dovevo fare per cercare di preservare qualche calciatore che aveva qualche problemino e che sicuramente mi tornerà utile per martedì e anche qualche calciatore che dovrà disputare 3 partite nell'Elite Round, e non dimentichiamo che al loro ritorno ci sarà Cagliari e poi la doppia finale di Coppa Italia, quindi come diceva loro è un tour de force fino a giugno, speriamo più a lungo possibile, bisognerà dosare bene le energie e le forze e lavorare quanto riposare, perché sicuramente il riposo è importante con te lavoro. Oggi altro gol di Niccolò Pierozzi, può essere lui uno di quei dodicesimi, se vogliamo definirli così, comunque giocatori che possono sfruttare questo torneo per ritagliarsi uno spazio importante da qui alla fine della stagione, perché nella prima parte lui come altri avevano avuto poco spazio. Sì, noi abbiamo tanti ragazzi, ripeto, validi. Niccolò Pierozzi è un giocatore che diciamo vede la porta, è un giocatore molto bravo negli inserimenti, è il mio jolly, nel senso che mi faccio fare diversi ruoli e lui risponde sempre presente, quindi complimenti a lui, è un giocatore che sicuramente tornerà utile come tanti altri. Mister, io ho una domanda scomoda. Sai che la panchina di Pioli insomma già inizia a scricchiolare, se non altro per il prossimo anno, allora si fa anche il tuo nome, a te fa piacere, ti distrae, ti disturba questa voce? No, non mi disturba assolutamente, ma sicuramente non sono pronto per poter ambire la panchina della Fiorentina in Serie A, c'ho ancora da lavorare tanto. Tornando alla prova di oggi, come valuta nel complesso la prestazione di Bocchio? Perché per lui quella di oggi forse era un'opportunità importante. E Bocchio è un giocatore particolare, probabilmente io lo faccio giocare da solo davanti e magari avrebbe bisogno di una spalla che possa aprirgli degli spazi e quindi probabilmente dovrò rivedere qualcosa o inventarmi qualcosa nel proseguo di questo torneo. Esco per un attimo dai temi della partita e dai temi di Ola per giusto chiederle di Ken, che è stato convocato in nazionale per la prima volta per una partita ufficiale, è già andato in amichevole per Italia-Inghilterra, però lei l'ha lanciato, l'ha fatto esordire in Under 19, a che punto è la crescita di questo ragazzo a cui anche il CT Mancini dà fiducia? Ma Ken è un talento del nostro calcio. Io
purtroppo l'ho avuto poco, perché allenavo l'under 17 e l'ho avuto soltanto in una partita che tra l'altro dove tra l'altro è stato decisivo. Poi ritornò a Torino perché c'era il derby e la Juventus lo rivoleva indietro, e mi sarebbe piaciuto sinceramente fare quel girone di qualificazione con Ken dentro. Non è stato possibile, però complimenti a lui, che come tanti altri giovani del nostro calcio italiano si stanno salendo alla ribalta. Quindi probabilmente non siamo diventati così brocchi come facevano credere, o nel senso che in Italia crescono ancora e nascono ancora dei talenti che bisogna sfruttare, perché ci sono, e da che mondo è mondo è sempre stato così.